Torino, settimo Festival dell'Acqua, un incontro che arriva dopo una lunga siccità e una drammatica alluvione. Qui gli addetti ai lavori devono decidere quali saranno le nuove regole per affrontare le sfide che ci aspettano. Abbiamo sempre avuto in Italia alluvioni, siccità, fenomeni in qualche modo eccezionali, estremi. Semplicemente il riscaldamento globale li sta aumentando di frequenza e di intensità. Quindi da un lato, cose che prima vedevamo una volta ogni 50 anni, ora arrivano forse ogni 5. E dall'altro anche le intensità possono superare le soglie massime con le quali avevamo progettato il mondo del passato. Quindi dobbiamo assolutamente guardare al futuro con gli scenari climatici. Anche nella progettazione non ci possiamo più permettere di usare i dati di riferimento di ieri, perché dobbiamo progettare con quelli che verranno domani e che purtroppo sono intensificazione di tutti i fenomeni estremi. Adesso, per mettere mano alla rete, ci sono anche i fondi del PNNR. Le imprese del servizio idrico integrato stanno investendo annualmente 4 miliardi, ai quali aggiungere 4 miliardi e 4 dal PNRR e pianificati circa 5 miliardi nei prossimi 3 anni, specificamente sulle linee di adattamento al cambiamento climatico. Fra questi investimenti abbiamo riduzione perdite, abbiamo invasi, abbiamo interconnessioni, per appunto rendere il sistema e l'infrastruttura adatta alle sfide che verranno con il cambiamento climatico. Acquedotti efficienti, ma anche un uso più consapevole dell'acqua. Come si dice qui a Torino, dobbiamo imparare a volergli bene.